Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Guardian Tales. Signori, lo so, lo scorso episodio vi ho lasciato un tantino così, eravamo arrivati in questo castello fluttuante e dobbiamo vedere effettivamente da farsi. Possiamo costruire qualcosa? Sì, signori, possiamo costruire qualcosa. Abbiamo tipo fast food, panetteria, mini market, bevande. Possiamo fare una caffetteria, un distributore automatico o un birrificio. E poi abbiamo anche lo svago, terme, club all'aperto e il circo. Signore, è una figata. Poi più avanti andiamo e più roba sblocchiamo. Momentaneamente sono un po' tutti tristi. Farei quasi un mini market. Ci potrebbe stare, dai. Andiamo a realizzare un mini market. Quindi lo va a realizzare nel luogo che abbiamo selezionato noi. Ha anche un tempo di costruzione. Figo, parecchio figo. Ora, là abbiamo realizzato un mini market. Qua che cosa abbiamo? Questo è un distributore automatico. E ci siamo. E poi già ci stava il mini market. Vabbè dai, ne abbiamo messo uno accanto all'altro. Non so se lo possiamo eliminare. Sì, teoricamente sì. Possiamo anche distruggerlo. E non so a sto punto se mi conviene costruire altro. Però sì, effettivamente, guarda, io lo distruggo e vado a costruire un'altra cosa, del tipo la panetteria. Certo, ci siamo, costruiamo altra roba, no? E qua facciamo la zona cibo, magari. Facciamo che là ci sta il mini market, fast food, cioè panetteria, e qua facciamo il fast food. Assolutamente sì. E teoricamente dovrebbero essere anche un attimino più felici. Spero. Sì, credo che con il cibo bene o male ci siamo. Dovrebbe aver raggiunto la quota verde. Sì, ok, con il cibo dovrebbero essere tranquilli. Qua abbiamo la zona divertimento. Che altro possiamo fare con lo svago? Fatemi dare un'occhiata. Allora, il circo ci sta. Possiamo fare delle terme. Realizziamo le terme qua sotto. Signori, sto gioco è una figata. È davvero una figata. Abbiamo ancora un botto di punti, quindi possiamo costruire tranquillamente tutto senza problemi. Ah, per guardare il video dobbiamo pagare delle gemme? Ok, ok. Per quanto riguarda le bevande, una caffetteria vicino al distributore automatico, secondo me ci potrebbe stare pure, anche se la farei qua sopra. Zona cibo, quindi sì, perché no? Potrebbe andare bene anche qua sopra. Anche la caffetteria è stata creata. E poi magari qua sotto andiamo sullo svago e andiamo a realizzare un club all'aperto. Così è comunque sempre vicino alla zona cibo e ci potrebbe stare. Invece vicino alle terme, che fai? Non te la fai una biretta prima di andarti a fare un bagno? E andiamo a costruire questo qua. Non so se adesso otteniamo qualche ricompensa, se otteniamo dei punti. Abbiamo portato tutto quanto al verde, quindi teoricamente qualcosa dovremmo averla fatta, no? Non sembrerebbe, eh? A guardarlo così non sembrerebbe. Intanto ritiriamoci tutti i cuori che ci stanno a disposizione. No, però in realtà sì, abbiamo ottenuto 3000 di questi cuori, quindi ottimo. Ma abbiamo sbloccato altro per caso, del tipo se io clicco sul mini market, niente, serve la locanda a livello 2, devo potenziare la locanda, migliora e costa 3000 giustamente, però noi abbiamo anche un video, e costa 50 gemme, no, forse la ricompensa è di 50 gemme, non lo so, guardiamoci sto video signori, vediamo di che si tratta. Non ne puoi più di ansimare e tossire finché i polmoni si sgonfiano come un palloncino senza aria? Devo cliccare, io ho paura a cliccare signori, ma ci proviamo, eh? Ah ok, è stavolta, allora va bene, allora andiamo così. Tua moglie si lamenta ogni singolo giorno perché stai male? Abbiamo il prodotto perfetto per te! Ottimo, di che si tratta? Mask Kong! La nostra maschera con membrana di mercurio fatta a mano filtra il 98,9% dei batteri L. Papà! Bebè!
Che se fa, vabbè. Ok, comunque, cane! Anche al cane la possiamo mettere, interessante. Con Mask Kong raggiungere un'aspettativa di vita di 27 anni è facile! Ordina subito online su Amazon! Se ordini subito il pacchetto famiglia c'è il 32,33% ovviamente periodico di sconto. 30? E là c'è il 70%? Non l'ho capita, però ok. Amazon Store, dalla K alla Z, Amazon, tutto ciò che cerchi. Ok, ci ha dato 50 gemme, ci ha dato. Figo, dai, figo, ci può stare anche un po' di pubblicità randomica. Miglioriamola. Costa 3.000, li abbiamo, miglioriamola. Ok, adesso che l'abbiamo migliorata, cioè nel senso ancora non l'abbiamo migliorata, richiede ancora un paio di secondi. È figo perché abbiamo anche sta parte gestionale. Abbiamo più capienze eroi? Sta sbloccando altre parti della mappa. E intanto abbiamo preso anche 10.000 monetine. No, signori, è figo. È figo, signori. Non c'è nulla da dire, è figo. Ma noi qua che possiamo fare? Negozio, piazza della statua dell'eroe, torre della forza e torre della volontà. Mi ispira tantissimo la torre della volontà, signori. Sembra una fontana. Mi ispira tantissimo metterla in quella zona. Wow, però non lo so, è stupendo, è stupendo. Albero strano, per sbloccarlo servono addirittura 60.000 punti. Non ci arriveremo mai. Credo che abbiamo bisogno di molti più eroi. Alcuni mi danno un botto di punti, altri me ne danno davvero pochi. Forse perché non ho cliccato su tutti? Non lo so onestamente come funziona. Forse potenziando anche gli eroi riusciamo ad ottenere ulteriori punti. Non lo so, non ne ho la più pallida idea, ma noi possiamo costruire altro? Un negozio di ravioli. Negozio di ravioli che volendo potremmo piazzare qua, io non so poi se ste robe le possiamo spostare da qualche parte. È che non sono felici, e questo è il problema. Io credo che dobbiamo renderli felici per poter ottenere più cuori, immagino. Quindi per il momento andiamo a costruire sta roba. Questi sono bloccati. Quindi per il momento là non posso fare un granché. E non ho altri spazi. A parte quelli che abbiamo sbloccato qua dietro. Ecco, tipo qua. Possiamo fare una latteria. Ok. E come svago che cosa abbiamo? Un cinema. Ci sta. Il cinema vicino alla latteria ci sta. Così perlomeno sono un tantino più contenti. Non so se mi danno più punti. Fatemi sapere magari se c'è qualcuno che ha idea di come funziona sto luogo, come raccogliere velocemente più punti, come farmarli un attimino più velocemente. Ma direi di continuare la nostra avventura, signori, dai. 97% degli obiettivi sbloccati nella foresta di Cantarboli. Scusate, che mi manca? Ho completato tutto al massimo, non dovrebbe mancarmi nient'altro. No? Cioè, credo di aver sbloccato tutto. Non l'ho ben capita, perché non ho gli obiettivi completati al massimo? Missione, me ne manca ancora una? Mi manca una missione. Che missione mi manca? Scusate, non le ho fatte tutte, anche queste qua segrete, per così dire. Scusa, se è tutto completato al 100%, mi sono tutte le stelle ovunque. Quale missione mi manca? Ok. La numero 7, no, non c'è nulla di diverso. Vabbè, comunque, procediamo, andiamo avanti, andiamo avanti. Magari ci sblocca qualcos'altro. Punto di invasione. Questa è la prima missione, del secondo mondo.
Che fa? Esplode? Aiuto! Io lo aiuterei volentieri, ma non posso salire fino a là. Attenzione, che ci stanno le mine. Dove andate? Scusate. Boh, se ne vanno. Qua ci stanno dei bulloni, non sono più quelle stelle. E questi non mi dicono nulla di interessante. Che tra parentesi non so nemmeno come ci sono finito in questo villaggio. Ma lasciatela in pace, ma tu guarda questi, ma che volete fare? Sparite male, dai. Che cos'è? Ancora nessuna info? E allora proseguiamo. Dobbiamo fermare sto laser? Dobbiamo attivare la bomba? Devo rompere tutto? Devo attivare questi altri cosi? Che devo fare? Devo girare? Ah, devo spostarlo! Ok. Così facciamo sta roba per andare su, ma io voglio andare giù. Quindi non è propriamente giù, è a destra. E andiamo a destra. Quelle bombe là non ho capito a che servono. Però qua ci stava un botto di roba da prendere. Ottimo. Ste bombe qua a che servono, scusate? Ci sarà un modo per utilizzarle, no? Serviranno a qualcosa ste bombe, giusto? No, assolutamente no. Il pulsante serve da reset. Vabbè, saliamo se non ci sta nient'altro. Possiamo farcela, fratellino! Ah! Levatevi di mezzo! Cosa sta succedendo? Aiuta quei bambini, ti costerà 1000 ori. No, 1000 ori sono pochi. Che cosa sta succedendo qui? Chi ti credi di essere? Levati! Sono la protettrice dei deboli e morta male. Ah, vabbè. Nulla di che, signori. L'ho già affrontato nelle missioni, quindi... Un attimo. Ci stiamo a farla fuori, sta moschetta gigante. Che, attenzione però, un po' di danno ce lo reca, eh? Stiamo attenti perché sembra essere abbastanza forte. Ah, forse doveva proprio finire così. Eh sì, perché gli stanno lanciando un botto di missili. Scusi, chi è che gli ha lanciato tutti questi missili? Aia! Ma che è? La testa di un Gundam? Wow. L'abbiamo fatto fuori, cioè l'hanno fatto fuori, l'ha fatto fuori. No? Se ne scappa! Ha, la scienza di Titan è la migliore del mondo! Oh! No! Dove se ne va? Mi scusi? Niente. Esploso male? Sì, noi... Però io mi vorrei raccattare sta roba. Posso passare in qualche modo? Non credo di riuscire a passare da qua. Come faccio a fare il giro, scusate? Anche da qua momentaneamente sono bloccato. Vabbè, mi recupero un attimino il PV. E poi andiamo di qua. Questo lo possiamo spostare. Abbiamo attivato quel passaggio, ok. E se lo metto dall'altro lato... Sblocchiamo quello là sotto, che ci serve per prendere sti due e basta. Potresti saltare oltre con un attrezzo speciale. E noi l'attrezzo speciale però non ce l'abbiamo. Quale sarebbe l'attrezzo speciale, scusate? Devo proseguire di qua. Per il momento direi di sì, cioè non ho nessun attrezzo speciale, quindi fammo così, distruggi tutto. Sicuramente lo sblocchiamo in questo stage, no? E procediamo di qua. Wow, cosa? Che succede?
Me ne sono accorto pure io. Vietato scaricare rifiuti. Dove? Vietato scaricare rifiuti industriali. Ok, ok. Prendiamoci questi. Facciamoci una scorciatoia. Procediamo di qua. Ammazziamo sti nemici con un bel fulmine. Comunque non ho ben capito come siamo arrivati qua. Cioè noi siamo partiti col castello e ok, ma poi non so cosa sia successo. Salve, lei mi dà una missione? Aiuto? Grazie per il tuo aiuto. Hai trovato nostra figlia dispersa. Vieni a trovarci a casa, ti meriti una ricompensa. Andiamo, papà era preoccupato. Non era tanto contenta. C'è scarabocchiata, aiuto. Hai scoperto la posizione della villa di un anziano gentiluomo. Vedi? C'è scarabocchiata, aiuto. Non credo che sia andata con la sua volontà, no? Adesso questa qua la andiamo magari a liberare. E per il resto io qua non posso fare nulla. Sono obbligato a salire. Qua potrei ripristinare il PV, ma non credo di averne bisogno. Oddio, in verità sì. Abbiamo più o meno metà vita, quindi diamoci una curata. Ecco, qua magari iniziano ad essere un tantino più tosti i nostri avversari. Io devo andare da quel lato, ma se procedo di qua... Qua c'è una casa. Possiamo entrare al suo interno. Padre, starei seduto a guardare la nostra città che brucia? Non possiamo nasconderci qua e ignorarci e ignorarli. Questa vita è morte. Questa è vita e morte, figliolo. Prendi le tue cose. Staremo nell'impero Ra finché tutto sarà finito. No! Rimarrò a combattere per la nostra gente! Non ti lascerò morire laggiù come quegli sciocchi! Scusate, vorrei promettermi, no? Possiamo fare nulla? Ok, non so a cosa sia servita questa conversazione, ma... Va bene. Che altro ci sta? Dei bulloni. Uno scudo. Qua non c'è più nulla, però possiamo scendere. Qua si poteva scendere. Che altro ci sta qua sotto? Tra roba da rompere. E dei mostri all'interno della casa. Perché avevano dei mostri all'interno della casa? Aspetta! Cosa sta succedendo qui? Gli invasori! Padre! Stavo aiutando gli invasori! Dovresti sapere come farti... Non l'ho capita. Dai, e fammi leggere. Dovresti sapere come farti nuovi amici quando inizia una nuova epoca. Ah, ma... Quindi lui gli stava aiutando gli invasori? È un po' stronzo, eh? È un po' stronzo il padre. Non me l'aspettavo. Ma qua sembra che ci sia un passaggio, no? Vedete? Ci stava un passaggio segreto nascosto. Con un po' di roba. Non tantissima, ma una stanza segreta ci stava. Probabilmente quella dove si nascondevano gli invasori. Ok. E a questo punto possiamo scendere da qua. Salve! Non ci credo, mio padre! Fa male scoprire il suo tradimento, ma è meglio di non saperlo. Sono in debito con te. Un giorno ti ripagherò. Ok, ci segue su Facebook. Prendiamoci tutto. Saltiamo di qua. Rompiamo questi. E poi passiamo di qua, sì. A posto. E nel frattempo scendiamo anche qua. E poi risaltiamo. Ok, ok. Dai, è stato abbastanza easy prendere tutto. Cioè, tutto, ancora ci manca un bel po' di roba. Sembra abbastanza lunghetto sto stage.
Anche se alcune cose per il momento non le possiamo prendere, tipo quelle, serve un attrezzo speciale che noi ancora non abbiamo. E non so se lo riusciamo a sbloccare in questa mappa. Adesso vediamo, eh. Per il momento continuiamo a salire. Allora, stavolta non ci curiamo, non ci serve. Vola, vola! Questo lo sposto, lo metto sul pulsantino. Potremmo anche saltare, ma ci sta altro da prendere. Io queste li posso rompere. Quindi rompiamo tutto. Anche sta roccia qua mi sembra abbastanza sospetta. Infatti ci stava un bullone. È l'unica roccia, sicuramente qualcosa c'è. Ah, si è resettato quello? Però dai, Esme, che cos... niente. Ah, Squall! Indovina cosa ho trovato. Ah! Non è carino? Se ne trovo un altro, te lo dico. Quindi probabilmente l'altro lo troverei? Vabbè, interessante. E scusa, può tornare decisamente utile. Ah no, è qua l'altro. Muori? Ah no. Sì, infatti, stavo a dire. Potevamo fare l'attacco speciale, ma... sti cazzi, dai. Li ammazziamo in questo modo. Dai, che questo è andato, a posto. Rompiamo tutto. Anche questi. E non c'è più nulla? Vabbè, abbiamo ottenuto tutti i cubi. E già questa è una cosa buona. Adesso devo spostare questo qua e fare quel salto. Comunque grazie principessa, mi ha dato un oggetto abbastanza interessante. Rompiamo questi probabilmente per sbloccare il passaggio, infatti. E poi proseguo da questo lato però. Possiamo fare un salto. E ci porta qua. Bastone del serpente, equipaggia. Ok, poi scendiamo qua sotto, ci prendiamo questi che ci stavamo skippando e continuiamo a salire, signori. Sostage è lunghetto, però abbiamo finito e non ho ottenuto quell'oggetto ancora. Probabilmente si prenderà in futuro. Però mi sembra strano. Manca un oggetto che non l'abbiamo trovato. Magari dobbiamo tornare indietro, non lo so. Comunque, prima di procedere con la nostra avventura, voglio andare a salvare quella ragazza. Sono curioso di vedere la storia di sta ragazza. L'anziano gentiluomo. Io non leggo. Sei qui! Ho riavuto mia figlia, grazie a te. Ho preparato un banchetto e un regalino per te. Solo che non mi fa leggere. Fai come se fossi a casa tua e riposati. C'è qualcosa sotto. Ti diamo il benvenuto. Parteciperai ad uno dei nostri rinomati banchetti. Non è che siamo noi il banchetto? Ci volete magari mangiare per caso? Facciamo come se fossimo a casa nostra? E allora distruggiamo tutto. E qua non si può passare. Però possiamo salire su. Salve. Nessun problema. Via libera. Ma sta dormendo all'impiedi? Ok. Dorme all'impiedi. Va bene. Rompiamo tutto. Dentro l'armadio c'è qualcosa? Direi di no. Non sembra che ci siano passaggi segreti per il momento. Salve. Vabbè dai, il nostro padrone ha sempre la carne migliore, anche durante la guerra. E chissà perché. Già potremmo anche abbandonare lo stage, potremmo finirlo, ma... c'è qualcosa sotto, c'è decisamente qualcosa di losco in questa casa. È una villa alquanto strana. Lavori in corso, attenzione. Sostanze infiammabili. Come faccio a dargli fuoco? Momentaneamente non ho trovato nulla. Eccolo qua. Come non detto, scusate, come non detto. Salve. Ci vorrà solo un po'.
Il menù di stasera è delizioso. Ok. Ci portiamo questo e diamo fuoco ai cartelli. Scusa, se no che ci stiamo a fare. Mi dia. Monetine e un anello. Ok. Questo, come detto, non serve portarselo dietro. Quindi lo lasciamo qua. Ed è davvero tutto qua. Io non ci credo, signori. Sicuramente c'è qualcosa sotto che noi non stiamo vedendo. Sta zona qua, come faccio ad accedere? Devo romperla? No. Devo bruciarla? Ci si prova. Proviamo a portarci quello dietro? Questi non si rompono? Strano che questi non si rompono. Qua non c'è nient'altro, vero? Sembrerebbe di no. Io ho parlato con tutti. Ma tipo, bruciano ste cose? No, non bruciano. Se mi porto questo là, succede qualcosa? Posso magari lanciarlo oltre la parete? E vabbè, ma anche se lo lancio non succede nulla. E non posso comunque lanciarlo. Però c'è una zona segreta. C'è sicuramente una zona segreta. Questo parla, nessun problema, via libera. Da qua per caso? E non vedo nessun passaggio però. Qua sotto? No. Magari dalla porta d'ingresso. Potrebbe starci, no? Scusa, mi dà tipo il dialogo, ma non posso fare nulla? Ne è strana sta roba? Mi dà il dialogo e non posso fare nulla? E poi quel tizio dov'è finito? No, c'è qualcosa di sospetto in questa casa. C'è decisamente qualcosa di sospetto in questa casa. Ma io come faccio a raggiungere quel luogo? Non voglio andarmene così. Il nostro padrone ha sempre la carne migliore. Ok, va bene, il vostro padrone ha la carne migliore. Ti diamo il benvenuto. E se mi porto questo dietro? Si illumina qualche cosa magari? No, non lo so. Attenzione, attenzione, lo sapevo io, c'era un pulsantino nascosto. Vabbè, non serve. Quindi lasciamolo là e andiamo giù. Ci stava da qualche parte un segreto. Questo è per i reset. Ripristino blocco, ok. Perché noi in qualche modo dobbiamo evidentemente sbloccare tutto. Credo che io debba fare una cosa del genere, non ne sono sicurissimo. No, vedi? Non posso, quindi aspetta un attimo. Reset dei blocchi. Facciamo scendere questo. E ok. Poi questo lo sposto qua. No, non va bene nemmeno. Un attimino, adesso ci arrivo, Fammo così. A posto, dovrei avere abbastanza spazio. Fammo così. Adesso fammo così. Ok. E lo spostiamo. Perfetto. Questo lo facciamo salire. E dai, è stato più easy del previsto. Non ho ben capito la situazione, perché pensavo di metterne uno dall'altro lato, invece bastava fare così. Adesso noi ci piazziamo qua e questo è stato risolto come enigma. Nulla di che, abbastanza semplice. Scendiamo giù e andiamo nei sotterranei. Qui non si può accedere, bisogna tornare indietro.
Sembra strano, vai a investigare, torna indietro. Ci senti? No, io non mi sento, sono sordo, scusate. Morti, ok. Questi? Ok. Qua sembra che ci sia qualcosa. Forse mi indica sta mappa qua. Infatti ci sono persone imprigionate, tra cui quella che sembra essere la principessa, con una chiave. E io come la prendo quella chiave? Qua non posso fare nulla per ora. Ottimo! Sembra che sia pronto da mangiare. Mi scusi, lei che si vuole mangiare? Che cosa ci fai qui? Hai visto troppo, non ho scelta. Pare che stasera cambieremo menù. Mi scusi, ma lei vuole cambiare menù di cosa? Esploso malissimo. Devo stare attento a quello che apro. Immagino. Io ho visto un'altra chiave qua, quindi apriamo questo, no? Serve una chiave. Lancia sta chiave, no? Come funziona sta chiave? Devo trovare la porta giusta? Devo aprire questo? No, non so come funziona la chiave. Come faccio a utilizzarla? Ah, ok, qua. Io là sotto ci ho provato, non funzionava. Però sì, qua ci sta un'altra chiave. Abbiamo liberato quella ragazza. Ed era tipo il menù di stasera? Probabilmente. Suonava strana come cosa. Con questa probabilmente devo fare questo, infatti. Abbiamo liberato anche ste due. Prego, prego, signorine, andate, andate. Adesso sblocchiamo quest'altra zona e dovremmo aver liberato tutti. Beh, è stata figa sta missione. Ce l'abbiamo fatta? Sembrerebbe di sì. Ok. E dunque possiamo andarcene. Aspettate, aspettate. Prima di andarcene. Perché io posso uscire sia da qua che da là sopra. Però se noi torniamo indietro, cambia qualcosa? Cioè nel senso loro dicono qualcosa di diverso? No, non gliene frega assolutamente nulla. E quindi usciamo da sotto, perché non so, magari se usciamo da sopra non mi salva la missione. Quindi andiamo qua giù e completiamola. In questa città comunque ci sta un po' di gente corrotta, eh? L'anziano gentiluomo fase superata. Ed era pure un gentiluomo, figuratevi. Beh signori, che dire, per questo episodio credo possa anche essere tutto. Abbiamo fatto un bel po' di roba, abbiamo visto il castello, abbiamo affrontato la prima missione del secondo mondo, abbiamo affrontato un vecchio gentiluomo che si voleva mangiare delle ragazze, insomma abbiamo fatto davvero un bel po' di roba. Dunque io vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare like, commentare, condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!